Noi siamo dei signori e quindi perderemo con dignità questa lotta contro la tecnologia. Ciao, darling! In ritardo solo di 5 minuti. Abbiamo avuto qualche problemino tecnico. Ciao, salve, ciao, ciao! Oggi, peraltro, come per i prossimi mercoledì, noi saremo, secondo me, su un programma piuttosto rigido, perché io voglio che tu veda American Crime Story. Perché sono 2 settimane che ti rompo le palle su, l'hai visto, l'hai visto, l'hai visto, l'hai visto. Adesso finalmente, oh, l'ama dell'amore, adesso finalmente comincia stasera su Sky, quindi, cioè, a una certa tu devi andare a vedere American Crime Story. Lo fai con la mia benedizione. Sì, secondo me bisogna vederlo, a me sta piacendo molto. Ti dirò di più che mentre tu guarderai la prima su Sky, io guarderò la decima, non su Sky. Cosmi, io ho questa mania terribile di tagliare qualsiasi nome, quindi Cosmico, perdonami. Forse puoi vederlo non su Sky come lo guardo io, non su Sky. Ciao, ciao. Allora, la prima cosa, nessun dogma, tu sei in orario, io sono in ritardo. Ho cominciato da un minuto. Prima di tutto volevo fare uno shout out a Sbax, perché l'utilizzo dei GIF in chat, quando ho detto che si stava impallando tutto, è stato secondo me veramente di altissima qualità. Però c'è anche la Marti. Mi scrutto. Ciao, però adesso ufficialmente la chat dovrebbe essere in silenzio. Ma c'è la Marti! Marti! Ciao, ciao. Sei vista stasera solo per una mezz'oretta, ma ti terremo solo per un po'. Ciao, ciao, ciao. E quelli che American Horror Story non hanno intenzione di vederselo, devono avere meno freddo lo stesso. Allora, intanto menti, vedi che non fai attenzione. American Crime Story. E quello su O.J. Simpson. È bellissimo. Cioè, ti fa passare un po' la. Se hai, come al solito, della fede residua nell'umanità, ecco, questa serie si occupa di, come dire, massacrare qualunque fiducia tu possa avere nei sistemi della giustizia. Ecco, ok. Marty, sì, secondo me è molto molto bellissimo. Bellissimo. Cosa che ti volevo dire? Ah, sì, ci tenevo a fare presente. Ti ricordi che abbiamo parlato, secondo me, la settimana scorsa di queste live, grazie a Dio, perdute, in cui una in particolare io in cui ero particolarmente ciucca? Non andrò a replicare questa cosa, ma volevo fare un brindisi con te, perché questa è una bottiglia di vino che mi ha comprato Elena De Velena quando è stata qui la settimana scorsa. E mi sentivo in colpa a berlo senza di lei. E lei mi ha detto: no, 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 con un'amica apri la bottiglia e la bevi alla mia salute. Allora io sono con amici e adesso beviamo, ecco, alla salute dell'Ele. Il sangue è tornato. Non andrò a replicare questa cosa perché dopo ci spariamo soltanto il tè in bottiglia, così non dormo mai più. L'Ele ne ha annunciato un altro di video perché io ho appena finito di editarlo. È un video delirante e dura circa 20 minuti. Il punto, dunque, è arrivata da me dicendo: ah, mi è venuta una grande idea. Voglio fare un video in cui ci facciamo 5 domande cattive perché dice: voglio vedere se la smetti di essere così politically correct. Non l'ha detto in modo esplicito, però era evidente che questo era il suo scopo. E quindi ha cercato di farmi le domande più scomode le venissero in mente. E le ho appena mandato il file via WeTransfer, quindi immagino che o stia caricando adesso, ma insomma è in arrivo. In compenso, io sono infilata nell'editing dei video dal Giappone. Cioè, ma io non mi ero resa conto dell'entità del danno. Ma ho registrato 800 miliardi di ore senza uno straccio di, non lo so, di piano, di progetto. Così a caso. Oye, ho anche la maglia spattaccata, scusa. Sono arrivata a casa e non vedevo l'ora di mettermi, non esattamente in pigiama, ma insomma in vestiti da casa. Anche tu hai i vestiti da casa, quelli in cui puoi essere visto, e i vestiti da casa in cui non puoi essere visto. Perché io ho due categorie.
teorie molto, molto chiare. E volevo anche dirti, hai visto cosa ho fatto oggi su Tumblr? Ho finalmente finito le cronologie delle tre live scorse e messi online i video per la differita. Eh? Ero molto contenta di me. Aspetta che di tutte le matite trovo quella gialla fosforescente, che è, io credo, il singolo oggetto più inutile mai prodotto dall'Occidente. Non so se sei d'accordo. Se hai degli altri candidati, fatti avanti and fight me. Allora, è un po' che non guardo la chat. Cos'è, dice Miss Lally Blue, l'immagine vicino alla chat? Intendi la faccina grigia così? Un po' metanfetaminica? Non saprei. C'è Tomo, Devil Monkey, vai sul semplice con i video sul Giappone. Ma guarda, per adesso ho deciso che, visto che la maggior parte sono voice over ovviamente, cioè non è che mi mettevo con la telecamera a parlare così, a parte alcuni rari momenti, sto scrivendo una lettera al Giappone. Vabbè. Per adesso sembra divertente, però è tantissimo girato, per quello ci sto mettendo una vita. E poi oggi ho girato il video su Hunger Games, però secondo me non è venuto bene, per una ragione molto specifica, che era la fine della giornata e io avevo ordinato il cibo che mi sarebbe stato consegnato a casa e sapevo che sarei arrivata in ritardo. E infatti era lì che mi aspettava il ragazzo. Vabbè. Allora torno indietro. Tamo sta lavando i piatti. Beh, si sa che lei è proprio. Lei è moglie. Tua moglie. aspetta, che avevo visto una cosa della Marti. No, allora. Ilenia dice: questa è una cosa interessante. Io non ho vestiti da casa, mutande. Quando suonano alla porta devo correre a infilarmi i primi jeans che trovo sul comodino. Quella è una brutta piaga. C'è anche da dire che i campanelli hanno l'abitudine, secondo la legge di Murphy, di suonare quando non devono, no? Quindi anche a me è successo di andare ad aprire la porta in condizioni che vabbè. 11:22:63, sì, l'ho finito. A me è piaciuto molto. Molto, molto. Anche se secondo me James Franco ha momenti. Come posso dirlo? Non esattamente di defiance, però non così. Lui forse non mi ha convinto al 100%, però tutto il resto sì. No, Gianna non mi becca mai in chat in questi giorni, ma io in questi giorni in chat sono una pallina impazzita. Cioè, ci sono gli orari più assurdi e tipo 5 minuti qua, 20 minuti là, insomma. Allora, in tutto questo la Marti sta aspettando il suo sushi. Il mio è arrivato. Era buono. Ma senti, Marti, mi hai chiesto qualcosa delle memory card prima, perché adesso non lo ritrovo. E non so dov'è. Ok. Siamo d'accordo. James Franco dovrebbe smettere di esistere. Chiara, non essere così rigida nei confronti del povero James Franco. Io lo ammiro perché io trovo sia motivato da grande passione. Purtroppo non sempre la passione e il talento vanno per mano. Tipo, io ho apprezzato moltissimo anche la sua raccolta di storie brevi. Ti ricordi? Com'è che si chiamava? Silicon Valley? Una cosa del genere. Minty dice: sono fuggita a casa, arrivata solo 10 minuti fa, solo per questa chat. Devo ancora cenare. Oh. Allora, perché Ila è strana? Questo è il solito discorso che io non capisco. Ah no, Miss Lally Blue dice: c'è un'immagine che continua a cambiare. Di fianco alla chat? What? Non lo so. Da quando faccio shopping online con il corriere non ho più una dignità. Ecco, allora, e qua un altro momento di vita vera. A casa mia. Nella rampa delle scale, a un certo momento c'è un gabbiotto che secondo me una volta teneva o una caldaia, quello che sia. Adesso è un coso a sportelli vuoto.
Io e il mio corriere di Amazon, che siamo in rapporti così intimi da avere i nostri numeri di cellulare, siamo d'accordo che lui prova a suonare. Se io rispondo tutto bene, se non rispondo, lui mi manda un messaggio e mi dice che il pacco è nascosto lì dentro. Solo che di solito lo fa con un giro di parole, come se dovessero intercettare i miei pacchi di Amazon. E visto che di solito non ordino droga, organi o pedopornografia, secondo me è molto più shady e sospetto il fatto che il corriere mi mandi i messaggi così. Però è già così disponibile che non posso anche pignolare su come mi avverte che ha nascosto lì il pacco. Anche Mia concorda, il corriere Bartolini mi ha vista in mutande più di una volta, però io porto sempre maglie lunghe, quindi non ha visto granché. Voglia di sushi, il corriere mi ha vista in tutte le salse. Ma Fred, lui ci prova con le minorenni su Instagram. Stiamo parlando di James Franco? Che cosa stai dicendo? Non mi... No, ti prego, non facciamo un'altra di queste cose come quella di Jennifer Lawrence. Che poi mi chiedevo, ma Jennifer Lawrence? Noi l'abbiamo perdonata, si è fatta perdonare. Noi come ci schieriamo al momento su Jennifer Lawrence? Chi è la matricola? Matricola! Me la sono persa? Per la prima volta nella vita, My 3 Plus Joe! Vabbè, in realtà no, cioè matricola giusto qui, ecco. Kelvin, ma che ha capito esatto come muore con me il corriere, il falco è nel nido, ripeto, il falco è nel nido, over. Fantastica, prima volta che riesci a joinarci in una live su YouNow, ciao! Ma ti lo so, Joe, che insomma, sei... ciao! Allora, la storia di Franco e della ragazzina. Oddio, sembra... è un titolo inquietante messa così. Cioè, c'è la pietra filosofale, Azkaban e la ragazzina. Aspetta che qua si sta ancora parlando di perché è una cosa buona fare i corrieri, perché si vedono le ragazze in mutande. Io la voglio sapere, la storia di James Franco, però. Perché sento che è necessario. La conoscenza è potere. Quindi io lo scrivo nell'elenco delle cose da fare. Che farò in tempo. Allora, per cosa dobbiamo perdonare la Lawrence? Allora, secondo me alla vigilia degli Oscar o a cavallo dei Golden Globes, adesso non mi ricordo neanche più. Io spero che lei abbia licenziato il suo publicist, perché ha fatto un'infilata di dichiarazioni proprio del cazzo. Per cui allora, la prima, che obiettivamente aveva fatto venire un po' il latte alle ginocchia, quando l'hanno nominata per Joy, per cui lei ha detto, non so se in un'intervista, non so se su un social, whatever, ha detto, ah, mi hanno nominato, non lo sapevo, stavo lavorando. Che adesso io capisco che con le statuette ci tieni ferme le porte. Però, vabbè. E poi ha fatto un'uscita sul proprio look che ha definito una cosa tipo da power lesbica. Era una cosa che riusciva a essere inclusiva solo nel insulto qualunque minoranza possibile. Ecco, in questo era inclusivo a 360, però era piuttosto grezza. Ecco, grezza secondo me era la parola chiave. Allora, la raccolta di racconti Palo Alto, non so perché Silicon Valley, che cretina. Anche a me è piaciuta. Ne ha scritta un'altra, quindi, di raccolta di racconti. Non lo sapevo. Aspetta, adesso è andata in giù la chat, che va in giù solo quando non deve. Allora, Laura che dice, J-Lo non la sopporto. No, non la sopporto. Pietosa la storia di Franco con la ragazzetta. Ma quindi questa è una cosa nota? Vez, no, io ho bisogno di sapere questa storia. Intanto però ti intratterrò con... Non è esattamente un videobooks estemporaneo, ma... Aspetta. Allora, oggi per me c'è stato un momento di autentico shock. Cioè... Scusa, avevo la felpa in un sacchetto.
Vado serenamente, tranquilla, come una donna con un bersaglio, con un traguardo, con un obiettivo, verso il bar dove di solito pranzo. Non è che io pranzi sempre lì, ma quando voglio regalarmi un pranzo decente, sì, specialmente perché fanno dei panini vegetariani che sono una roba che io me la sogno la notte. Quindi mi dirigo a passo allegro verso il mio bar e già nella prospettiva del portico non vedo i suoi tavolini. E penso, è chiuso? No, no, perché dovrebbe? No, è mercoledì, va tutto bene, perché dovrebbe essere chiuso? E quando arrivo vicino scopro con orrore che è un cantiere. Sulla porta del cantiere c'è il proprietario che mi conosce di nome, cioè siamo così, con una paglia, no? Sembrava Verdone. E mi fa, ehi, così, no? Solo col cenno del capo. E io dico, ma da quando? Guardando quello che rimane del bar, che sono soltanto le tre pareti e la vetrina, perché hanno tirato via tutto. E lui, lavori cominciati oggi. Fino a quando? Rispondo io. E lui, fine mese almeno. Io sui gomiti mi sono trascinata altrove. Trascinandomi altrove, sono arrivata all'Ambasciatori, che è questa cosa ibrida, che è un misto tra una coop, un bar e una libreria. Cioè riesce a essere tutte e tre le cose insieme in un unico posto. Si chiama l'Ambasciatori perché, se non mi sbaglio, era il cinema Ambasciatori e c'è ancora la scritta fuori. Which is cool. E dentro è molto figo. È nei pressi del mercato, quello dove abbiamo mandato a mangiare Sbucks quando è venuto a Bologna, che io non c'ero. Beh, insomma, mentre ero lì, no, prima sono andata a mangiare, e c'era il giornale. E ho letto questo articolo dove c'era un libro paragonato a David Foster Wallace. Tu sai che specialmente in questo momento io sono in chiusa pesa. Quindi sono andata dritta all'Ambasciatori a comprare suddetto libro. Il libro in questione, aspetta, questa è l'agenda. È Il cinghiale che uccise Liberty Valance. Qualcuno l'ha già letto? Sarà vero? Sono molto, molto, molto emozionata di questo. In più, già che c'ero, sono andata a guardare nella sezione libri in lingua originale. Sono ben due scaffali. E c'era questo. Occhio, E soprattutto il nuovo Christopher Moore! Ho fatto una faccia molto felice quando l'ho visto. Peraltro avevo al seguito la ragazza, insomma l'addetta, che mi aveva trovato questo. Perché secondo me lei era un po' stanca e aveva bisogno di una pausa. E io le avevo chiesto, c'è il cinghiale che uccise Liberty Valance? E lei, sì, e mi ha accompagnato. E poi le ho detto, e libri in lingua originale? E lei, sì, ma questo no. E io tra me ho pensato, è in lingua originale, però non ho detto niente. E lei si deve essere resa conto, no, di quelle cose, tipo quando qualcuno ti dice buon compleanno e tu dici grazie tanto. E quindi è venuta con me fino allo scaffale di quelli a lingua originale. È stata carinissima. Vabbè, mi sono persa un sacco di cose. Aspetta, dovevi andare nel posto da Ricky dove siamo state insieme. Beh, oggi non avevo la felpa cinese. Avevo uno dei miei vestiti principali in questa stagione di passaggio, sono i prendisole di Accessorize. E tu penserai che mi si sia bruciato quella manciata di neuroni residui, ma no, Accessorize fa la roba da spiaggia e i suoi prendisole in realtà sono dei vestitini scampanati che mi aiutano la coscia potente, e se te li metti coi pantaloni sotto sono comodissimi e sei anche decente. A quando il prossimo books? ASAP. Fede non è così nuovo, il nuovo nuovo è il seguito di A Dirty Job. Stiamo mica di nuovo parlando di James Franco. Però, ti ripeto, finché non ho riassunto la ragazzina col cazzo che, voglio dire, col cavolo, che sono contenta di leggere i suoi libri, no?
Lo voglio leggere il cinghiale, è stato nominato per lo strega. Ah, ma poi sapevo che è un debutto con una gestazione decennale e in questi due elementi è pari a casa di foglie. Quindi, come Chiara è saltata la luce, però scrivi lo stesso. preferisci leggere in inglese o in italiano? Se, in inglese, se il libro nasce in inglese, se no in italiano. Però ecco. Ciao Julie! Dice, arrivo solo ora, mi sono persa metà della live. Non ti preoccupare tesoro, non ho detto niente di imperdibile. Da me Accessorize non vende vestiti per adulti. No, vai a vedere sul sito. Sono carinissimi. Little Alien sta facendo veramente... Io sono commossa quando vedo queste cose. Riesco a seguirvi dal telefono. Pensa alla sbatta. Il riassunto ragazzina è su Telegram, dice Sbax. Ma io non posso andare su Telegram adesso. Devil Monkey mi suggerisce un'alternativa alle parolacce, cioè col broccolo, Fede, col broccolo. Però così sembra uno di quei programmi per bambini tipo l'albero azzurro che secondo me sono sempre un po' inquietanti, no? Cioè il linguaggio è talmente edulcorato da risultare secondo me un po' da sociopatico. Ah no, Clalonzi parlava del libro di Moore. Cioè, allora... Ah, Dirty Job, ma certo! Sono un idiota, ovviamente. Dunque, io non capisco quindi perché Amazon non me l'abbia detto. Amazon sa che io amo Christopher Moore, perché non mi ha avvertito? No, guarda la faccia che ha su Wikipedia, Christopher Moore, ma io ti amo. Allora, quindi io ho preso The Serpent of Venice. Facca miseria, ma che è del 2014! Allucinante, mi ero persa tutto. Cioè, non ha senso, perché allora, sono secondo me 3 mesi che Amazon, pur conscia del fatto che l'ho già preordinato, continua a mandarmi le pubblicità del nuovo Rivers of London. Quindi io mi dicevo, vedi che lo sa, ci pensa Amazon a dirmi cosa devo comprare, no? Che è una di quelle cose che se mi sentisse David Foster Wallace si rigirerebbe nella tomba, ma ok. E invece, vedi, non posso fidarmi. Non posso fidarmi neanche di mamma Amazon. Francesco dice, io non riesco a non usare cavolo come esclamazione. Anch'io. Nel video che ho fatto con l'Elena, è buffo perché ci sono dei momenti in cui, secondo me lei parlavamo tutte e due come uno scaricatore di porto, però io cercavo appunto di fare un po' il one della situazione e il risultato francamente è un po' creepy. Ilenia dice, io seguo sempre da telefono, a proposito degli eroismi di qui sopra, non ho ancora il PC nella casa nuova. Tesoro. Allora, Chiara ci chiarisce che la luce è saltata in metà casa, non dove c'è morto. Allora, Minty dice, sto leggendo un libro in inglese, a parte che rileggo metà delle frasi 7 volte... E a fine di ogni capitolo ho lunghe sessioni su Word Reference. Beh, così ti si allarga anche il vocabolario. Dunque, qualcuno ha risposto alla Marti dicendo quanti ricordi, ma non trovo il messaggio a cui questo faceva capo. Un'altra matricola! Una matricola! Yeah! Ma noi l'abbiamo... È già arrivato oggi sul gruppo di Telegram, però. Vero? Mi ricordo il tuo avatar ed ero in chat oggi all'ora di pranzo, subito prima di andare a comprare il cinghiale. Giusto? O mi sbaglio? Ah. E prima ho visto un hashtag just saying, ah sì. Da nuovo della live, dice Joe, io ci tengo a dire che sono un broccolover comunque. No, vezzi i nuovi disegnini dei broccolover. E delle marsmotte. Allora, intanto, un discorso che si era fatto al volo... Ah, aspetta, la Marti aveva detto che... Vabbè, anche questo è un posto tra amici e posto felice come l'albero azzurro. Minty indaga. Per curiosità, quanti giga consuma seguire la live dal telefono?
Amazon pugnala da quando ha alzato la soglia delle spese di spedizione gratis. Sai che questo è un problema in cui io non incappo mai. Aiuto. Ho troppe cose da dirti e mi incasino. Dai, cosa avevo cominciato a dire? Adesso c'è il delay, così adesso io... Nel video sembro una rincoglionita che per una serie di minuti aspetta che tu mi dica di cosa stavamo parlando. Svax mi cita, all'ora di pranzo, subito prima di comprare il cinghiale, Fred e Obelix. Finalmente la mia identità è out in the open. Sai che in casa la maggior parte delle nostre citazioni viene da Asterix? E di solito c'è un... secondo me quello con i britanni. Per cui il cinghiale viene fatto con la salsa di menta. E ogni volta che salta fuori questa cosa che il cinghiale è cucinato con la salsa di menta, Obelix dice povera bestia. E quindi in casa nostra ogni volta che c'è qualcosa fatto con la salsa, qualcuno risponde povera bestia. La Marti sul pezzo da morire, immagini Brocco Lovers. Allora, in chat si era accennato al fatto, mi ci comprerei anche le mutande. Ho scoperto che volendo possiamo farci le mutande. Però ci sono una serie di problemi. Allora, il primo, solo bianche. Allora, io non so tu e non so se il nostro rapporto è pronto a una discussione su le nostre mutande. Non so neanche se sono pronta ad avere... Vabbè, cosa ne pensi di questo caso? Però, volendo, possiamo fare le mutande dei Brocco Lovers e delle Marsmotte. Marti, anch'io sono nere, cioè, in realtà non è vero, c'è una cosa che devo dirti. Io ho una passione viscerale per quei pack di mutande con i giorni della settimana scritti sul sedere. Solo che di solito sono tutti di colore diverso. Ce n'è persino un paio arancione. Sono per il sabato. Ok, Fred scemi. Allora, Fred, quindi oggi hai le mutande del mercoledì? Grazie che me l'hai detto. Se posso confessare ulteriormente, le mutande del mercoledì in realtà no, perché sono proprio bianche e quindi quelle non me le metto mai. Per forza sono diventata un peperone, Vez, stiamo parlando delle mie mutande, com'è successo? Poco fa parlavamo di grandi libri e adesso di mutande. Vabbè. Le immagini di broccolò, aspetta che mi ricompongo, torno di un colore normale. No, aspetta, sto leggendo i commenti in chat a questa cosa. Ok. Ok, allora aggiungo quest'ultima cosa. Ne ho due di set di mutande colorate e in ciascun set ce n'è un paio nero, quindi quelle sono quelle che uso di più. Ma non è mai successo che mi mettessi quella di un giorno in un altro giorno. Cioè, se me la metto è nel suo giorno, ecco. Nessun dogma, volevo rassicurarti sul fatto che il mercoledì non è che vado commando, semplicemente mi metto delle mutande diverse. You'll be happy to know. Ok. Fede, ti stai proprio sputtanando, è vero. Però la Marti, guarda, che arriva in mio soccorso e mi dice quando ero una liceale avevo delle mutande nere con davanti un albero di Natale di paillette. Senti, nessuno ha mai fatto gravi errori di stile in quanto a underwear? Allora ci sono due cose da dire su questo argomento. Uno, abbracciamoci tutti quanti, noi e i nostri errori di underwear. E due, commettiamone di nuovi e facciamoci le mutande col broccolo. Per quanto ho pensato che secondo me ci sono una serie di gravi doppi sensi mettendo una marsmotta e dei broccoli su un paio di mutande. Quindi secondo me non succederà comunque. No. Ma... è figo perché tutte le nuove magliette non c'è la divisione maschi-femmine, ma sono unisex, che era una cosa che a me premeva moltissimo.
poi è figo perché in pratica ci sono solo le spese vive che fa Spreadshirt, insomma non c'è nessun ricarico di sorta, il che secondo me è una buona cosa. Però le vedrai presto, le sono bellissime, anche le spille sono bellissime. All'albero azzurro non parlerebbero di mutande, dice Miss Lally Blu. E infatti questo secondo me siamo noi che ci distanziamo. Meno male che abbiamo detto a loro che ci sembravano inquietanti quelli dell'albero azzurro. È andata in giù la chat e non capisco perché lo fai. Anche questa era una cosa che ero riuscita a tenerti quasi del tutto nascosta, cioè che faccio le canzoni. Ma scusa, nessuno ha mai comprato le mutande brutte di Intimissimi che buttano fuori per le festività? Aggiunge Martina Sibel. Sì, io sì. E Lucrezia suggerisce di fare tutto questo un topic, biancheria intima imbarazzante. Oppure Chiara dice un nuovo tag, What's in my cassetto delle mutande? Io problemi di stile ce l'ho per il sopra, non per il sotto, dice Kelvin. Vi ricordo che questa finisce su YouTube, invece dice Svax. Potrei metterlo unlisted. O potrei non metterlo. On Wednesdays we wear no pants. Ah, ecco un'altra cosa importante che avevo chiesto sul gruppo qualche giorno fa, quando appunto venivano fatte le maglie, se avevamo delle frasi clou a parte la gente keeps la genting. Che poi, allora, quando è stata fatta la maglia di la gente keeps genting? E c'è stata una lunga e tediosa discussione grammaticale. Per cui, secondo te, la gente, che è scritto con o due o tre G e la H alla fine, avrebbe dovuto essere keeps o keep? Allora, secondo me è come people, che quindi è terza persona plurale. Quindi è la gente keep la genting. Io spero che tu so. Secondo me la maglia è molto bella. Little Alien mi toglie un po' di peso dalle spalle raccontando a sua volta un proprio sputtanamento. Ho un paio di mutande con la faccia di uno struzzo davanti e il corpo con la testa nella sabbia di dietro. Devono essere bellissime, bellissime. Ok, capolavoro. Nutella dice, io una volta ho messo delle mutande con le galline quando dovevo uscire con il mio ragazzo. Gian infatti specifica sul fatto che no, all'albero azzurro non avrebbero parlato di mutande, perché cantavano. Squid ha una passione per le mutande oggettivamente brutte, tipo quelle muccate anni 80. Quelle che sembrano degli speedo che mi fanno pensare a cosa, com'è che si chiama? Lo sai a chi sto pensando, dai dillo, a me non viene. E la Marti aggiunge, Dodò è palesemente fatto con la stoffa per i boxer del nonno, eh? Nessuno stereotipo di genere neanche per le mutande. Sì, ma qui più che altro assomigliamo alla grande casa blu, c'è un via vai che fa paura. Beh, detta così siamo persone bellissime. La Melevisione è un programma fricchettone pervertito. Adesso salterà fuori la solita cosa che tanto Tonio Cartonio è morto di overdose. Sì, escite le mutande now. Ilenia ha una sua frase, anche Lucrezia. Chiara, in che senso non usare Fred? Non vuoi la maglietta la gente keep la genting? Non l'avevo detta sulla chat. Perché effettivamente è tuo trademark. Prisma chat, always classy, never trashy. È bella, però non vorrei che venisse colta come se fosse un grido di guerra. A parte che obiettivamente noi abbiamo, siamo anche stimatori del trash. Non lo so. Tweedledee ringrazia ogni giorno che siano passati di moda i perizomi. È vero, sono d'accordo anch'io.
Mi hanno regalato dei boxer orrendi intimissimi con un metro incorporato. Elegantissimi. Sì, mia, grazie, Sasha Baron Cohen. Vedi che siamo troppo... La Marti mi sa che l'abbiamo persa perché è arrivato il sushi. Buon appetito, Marti! Ah, Chiara no, diceva di non osare non mettere la live. Ah, ok. No. Tanto chi se ne frega, cioè, voglio dire, il mio pudore si è buttato dalla finestra da mo. Vedi, a furia di parlare di mutande entrano gli estranei creepy, dice Little Alien. Hai ragione. Lucrezia intima, Sbax, non ti azzardare a far palese quelle frasi anche qui. Cosa mi sono persa? Leo, trash, quale trash? Ero a mangiare. Si parlava di mutande orrende. Allora la Marti scrive, vado a mangiare, ma con la faccetta, ti fisso. Il perizoma è una cattiveria. Mi ha tagliato il messaggio, c'era anche un ma. Ti sei, beh, allora, Ilenia mi dice, ti sei persa sulla chat di Telegram? Che Sbax manipola. Ma come? Sbax. A proposito, che ha fatto il calendario dei compleanni, che è una cosa bellissima, di cui metterò il link su Tumblr, perché è evidente che il riassunto di questa sera, diciamo, passerà molto rapidamente sul fatto, si parla molto brevemente, come posso dirlo nel modo meno accattivante possibile? Tu ti rendi conto che se mettiamo solo la parola mutande su Tumblr, saltiamo fuori nelle ricerche più deliranti? Oggi stesso stavo cercando delle figurine kawaii da mettere nei post che stavo facendo e avevo cercato, sempre su Tumblr, allora aspetta, goodbye gif o gif, quello che vuoi, kawaii. Tu non hai idea della quantità di porno che è venuta fuori con questa tag. Adesso tu dimmi. Ok. Tom è passata al PC. Sbax è un manipolatore terribile. Sbax con blotto. Cosa combina Sbax? Ripetimi di preciso cosa inserire. Dici per trovare il porno su Tumblr? Era goodbye, gif, kawaii. non lo so perché. Non sono nel search, eh? Cioè neanche tagged, solo search. Io sono ancora in stato di shock per il 3.10. Mi immagino. Mi stai prendendo in giro veramente? Io pensavo peraltro che fosse cosa nota. Però no, non vedo perché dovrebbe effettivamente ora pensarci. Cioè potevano essere dei numeri a caso, I guess. Oppure poteva essere... No, 31.0 è difficile. C'è stata una primissima volta che ho usato il 3.10, adesso questa è una solita fase in cui ti racconto una fiaba. Quindi se vuoi, chiudi gli occhi e io ti racconto la favola della buonanotte. Quando ero piccola e andavo a casa dei nonni, con le ragazzine che vivevano nelle case vicine si andava in giro in bicicletta. In questo grande giardino lì nei pressi, dove c'erano tanti sentierini. Non so esattamente perché, ma a un certo momento il gioco era diventato, ed è stato a lungo, quello che noi facevamo i taxi in bicicletta, cioè guidavamo un taxi. E il tutto era coadiuvato dal fatto che io avessi procurato dei walkie-talkie e quindi ci parlavamo con questa cosa. Questo si è tradotto in due grandiosi eventi che hanno cambiato la mia vita. Il primo, ho dovuto scegliermi una matricola e la mia matricola da tassista era FF310. E la seconda, un giorno i nostri walkie-talkie evidentemente si sono settati sulla frequenza di una conversazione tra camionisti. Uno di questi due camionisti chiamava l'altro e urlava a perdifiato e gridava Ferruccio!
E niente, per noi questa cosa è stato un momento di non ritorno, è stato era un'estate alla Stand By Me. Solo che il mio punto clou, invece di contemplare la caducità dell'esistenza in un cadavere ritrovato per caso, era un camionista che urlava a un suo amico: Ferruccio! Leo, certo che 3/10 è la mia data di nascita. Però sul gruppo di Telegram è uscita solo oggi questa come informazione. Svax dice che non ha trovato niente su Goodbye Gift Kawaii. No, allora io adesso ci guardo, vedrai che a me saltano fuori dei gran peni. Non so perché. Non ti sono venuti un sacco di gif animati? No? Era Goodnight, non era Goodbye, era Goodnight. Era sicuramente Goodnight. Goodnight. Gif Kawaii. Perché il mio sogno proibito era trovare qualcosa di Night Veil. Ma non avevo trovato niente. No, adesso non mi dà niente per Goodnight Gift Kawaii. Vediamo se inverto le parole, cambia qualcosa. O solo Gift Kawaii. Ne ho cercati molti oggi. Però con Gift Kawaii ha anche senso che me le sia un po' cercata, no? Voglio dire. Ecco appunto, ok. Solo con Gift Kawaii c'è un sacco di porno. Se posso aiutare. Devil Monkey, sì, sono nata il 3 di ottobre. Twindledee dice: ho googolato nani da giardino, mi sono spuntati fuori i nani vestiti sadomaso. Non si può cercare più nulla serenamente. È vero. Ti succede di essere sull'internet con un adulto? E magari devi far vedere qualcosa o devi cercare qualcosa. E ci sono due gravi problemi anche qui. Le ricerche casuali, dove comunque il pene è sempre in agguato. O la tua history, dove spesso il pene è sempre in agguato in ogni caso. È un problema, né? Avete mai avuto, chiede Minty, la tentazione di diventare radioamatori per parlare via radio col mondo a casaccio? Non so quanti film tu abbia visto su gente che si costruisce le radio e parla con gente a casaccio, ma di solito non va a finire bene, quindi no. Franci, sei matta? Oh no. Franci scrive: mio padre qui di fianco ti osserva e mi chiede spiegazioni. Spegni tutto! Spegni tutto, come facciamo a spiegarglielo? Mr. Dax, sono mortificata. Di solito abbiamo molta più dignità di così, è una condotta ineccepibile. Kelvin concorda: appena mi rendo conto che devo far vedere qualcosa dal mio PC o telefono mi viene il panico. Ah no, la Francia ha le cuffie, per fortuna, oddio, mi era venuto il panico. Se vuoi faccio vedere dei libri, così sembra una cosa importante, cioè parliamo d'altro, ma intanto faccio così, così sembra che io stia parlando del libro, però non è vero. È veramente bellissimo comunque, sai. Non ci riesco. Il che mi fa venire in mente peraltro una scena di The Night Manager di cui ho visto un messaggio prima. E sì, mi manca moltissimo. Mi manca terribilmente. Night Manager, quanta grazia quella serie. Se non l'hai vista e ti piace Tom Hiddleston, le due cose non stanno insieme. Se ancora non hai un'opinione su Tom Hiddleston e vuoi per caso innamorarti, guarda The Night Manager. Ilenia ritorna sul discorso cavolo eccetera con un pregiatissimo per dindirindina che è proprio bello. Leo: papà? No, Leo dice: papà, Leo, mi consigli qualche sito in streaming? E parte la pubblicità con la sorcona russa e la scritta: ciao bel maschione. A scuola, dice Tomo, il prof invece di cercare la Porsche scrisse porche. Aiuto. Un suggerimento per la Franci? Sì, pa, sto guardando una televendita di libri. Kelvin Karma, guarda come mi rimpalla. Ma quale Tom e Tom? C'è Hugh. C'è Dr. House, effettivamente. Che è scaringly cool. Perché Svax deve fare la valigia? Dove vai? E no, cioè, quando avevi intenzione di dircelo?
Minty dice: mio padre invece, quando sto in chat, si barrica altrove perché odia l'audio che esce da YouTube e soci vari. Lo capisco. Lo streaming non è il male. La Squid dice: Fede, posso usare la chat come pool per gli annunci? Certo. Ho 5 vicini che cercano casa in zona Roma. Oh, sono molto belli. Vuoi mandarmi una foto così la metto su Tumblr quando faccio il riassunto di questa sera? La mia mail è come sempre fede@federicafrezza.com. E guardo lì perché non me lo ricordo. Il papà di Minty, oltre a barricarsi altrove, dice: vi sentivo che dicevate un sacco di sciocchezze. È vero. Mi fai finire sto vino, che sennò. Devo ancora vederlo, tra parentesi, dice Kelvin. Presumibilmente in quanto al night manager. Oh, you're gonna love it. Però posso dire che quella chierica era me. Dove stiamo parlando di Hugh, vero Little Alien? Allora, Sbax a quanto pare l'ha detto in chat prima che sta partendo. Quanto staresti via poi? Cioè, e noi? Allora, va a Napoli per il weekend. Tweddledee, che non sta facendo il verso da gelosa come sto facendo io, gli suggerisce: mangia come se non ci fosse un domani. Lo sai che io sono stata a Napoli tipo un pomeriggio in tutta la vita? Non è vero, un po' di più. La prima volta che sono stata a Napoli, ci sono stata un pomeriggio e sono riuscita a mangiare una pizza cattiva. Sì. Tant'è che 2 o 3 anni dopo, cioè 1 o 2 anni fa, forse di più, quando ho fatto un raduno a Napoli, tutti i napoletani avevano a cuore che questa cosa venisse cancellata. Quindi sì. Little Alien dice: vai tranquillo che piove. E Devil Monkey mi rimprovera perché dice che adesso ha voglia di pizza fritta. È molto seccante che questo weekend venga il brutto tempo. C'è il compleanno del mitico spacciatore di serie, Hagrid. E quindi viene organizzata una titanica cena e parte quello che è noto come il mese imperiale, durante il quale pretende ancora più del solito che tutto venga fatto come vuole lui. Ecco, in sintesi. E voleva una mega grigliata, che per me sarebbe stato un po' un problema, come puoi capire, e il cielo viene in mio supporto con una tempesta. La pizzeria sotto casa mia fa schifissimo, dice Little Alien. No. A me più che la pizza è piaciuto tantissimo il caffè. Eh sì. Adesso ho voglia di caffè. Pezzo, ma sono i 53. Tu devi andare a vedere American Crime Story. Bisogna. Ah, oh, Joe, sì, voglio tantissimo vederti dal vivo dopo aver fatto il like a tutte le tue foto su Instagram. Appena riesco a prenderli tutti e 5 in una foto non sfocata, te la mando, dice la Squid. Sì. Minty dice che dovrebbe essere a Bologna sabato, ma a Bologna quando piove non frega niente a nessuno per via dei portici, eh. E effettivamente è un dato molto positivo. Ho intenzione di iniziare anch'io questa tradizione del mese imperiale, dice Nutella. Gli amici intimi ti perdoneranno, gli altri lo maltollereranno un po'. Palle il brutto tempo, grigliata uguale pioggia, tipo Pasquetta. O la liberazione, è vero. Secondo me uno deve organizzarle all'ultimo momento queste cose, no? Così il clima non ha tempo. Io non ho Sky. Se sabato lavoro non pioverà, altrimenti sì. Tweedledee. Ma lo sai che da quando noi abbiamo cominciato le live, che è più o meno da quando tu lavori il sabato, o forse lavoravi il sabato anche prima, a me nell'arco delle 24 ore il sabato vieni in mente tu e ti mando così un pensierino. Se a un certo momento il sabato ti viene da fare una risatina, sono io. Devil Monkey dice: sai dell'esistenza di una serie che si chiama American Crime? Non è American Crime Story di cui stavamo parlando? Non abbiamo fatto il gioco delle 5 parole? È tardi adesso.
Se hai velocemente 5 parole per descrivere la tua settimana, fallo. Little Alien dice: manca pochissimo al 16-17, non ho ancora molte notizie sul raduno. Diccelo su Telegram, perché sarebbe molto bello. No, non è American Crime Story, è proprio solo American Crime. Non lo so, aspetta. Con Felicity Huffman? È sicuramente questo, certo, è su IMDb. Fammi vedere. Chi sei? Da dove vieni? È uno di quei casi in cui qualcuno si era dimenticato un memo e sono uscite due serie simili? C'è Lily Taylor! Io amo tantissimo Lily Taylor! Da quel film assolutamente capolavoro che è Arizona Dream. Hai visto Arizona Dream? Se non l'hai visto, vai a vedere Arizona Dream subito. Lascia stare American Crime Story. Sabato ho lavorato mezza giornata sui soldi. Le sue 5 parole. Quella di Minty, depressione primaverile, sostituisce depressione febbraiesca. Ok. Kelvin Karma ribatte di nuovo, you're on fire stasera. Riflessione conclusiva per la settimana, devo leggere molto di più. Bello. È tornato il doppio cheeseburger. Le 5 parole di Miss Lally Blue. Metro, ascelle, caldo, sudore, smadonno. Questa è la settimana di Leo. Sono innamorata di Norma Bates, è la settimana di Little Alien. Finito del recupero Doctor Who, yeah, Nutella. Tosse, raffreddo, parco, ricordo, sonno. Mi chiedo se ricordo, è quella di Gian, si riferisce a parco o a sonno, o a nessuna di tutte queste. Quella di Kaiser Marius, a Roma fa troppo caldo. Nessun dogma, la primavera deve crepare male. Chiara, I got bad news for you, kid. Che oggi, all'alba del 6 aprile, dice che palle il caldo, basta. E a proposito, io oggi ho intravisto il nostro calendario dei compleanni, ma domani è mica il compleanno di Little Cell. Caldo, considerato che non ho ancora fatto il cambio degli armadi, è ancora più piacevole. Oh Gian, ti abbraccio moltissimo, che è stata una brutta settimana. Francesco, 5 parole. Che cos'è il sonno? Di cosmico, scusami pure il naso. Colonna sonora Interstellar nelle vene. Devo vedere più film / serie. Ci sono aggiornamenti per l'incontro a Roma? No, però Little Alien secondo me ce li dirà appena ce li ha. E sarà mia cura informarti su altre occasioni di vederci e toccarci tantissimo dal vivo. aiuto. Ok. Mancano 2 minuti. Ci vogliamo mettere avanti? Tu cosa vai a vedere adesso? Chi va a vedere American Crime Story? Bene, io vado a vedere American Crime Story, ma la puntata 10. Oh, l'ama dell'amore. Mettiti le mutande più belle. Per quando ci tocchiamo. Per quando ci abbracciamo tantissimo. Dipende che giorno della settimana è. aiuto. Questi sono quei momenti quando comunque si stabilisce una certa intimità e all'improvviso ti accorgi che stai dicendo delle cose e le stai già dicendo e parte del tuo cervello è lì che dice no! Vabbè. Little Alien appena stacca va a chiedere sul forum, Cosmico va a cercare American Crime Story, Gian va a vedere Net Manager, da retta alla zia. Squid, corri a vedere Toy Story, l'unico Disney che ti manca. Oh, sarà bellissimo! Twiddle di dorme, Clean vede Tommino, io vado a cena, dice Minty, e mi sorbisco Law & Order, Special Victims Unit, che guarda mia madre, più The Voice. L'ultima Black Sails, canale Disney Pixar, Miss Lally Blue, lo so. Le mutande delle grandi occasioni, dice Lucrezia, sono esenti dai giorni della settimana. E questa è come la pillola di saggezza con cui concludere.
Clalonzi dice: io ho lo crown perché mi manca Tom. Comunque, a proposito di cose da vedere, sta iniziando. Ciao, Fred. Ciao, Franci. Perdona, papà di Franci, perdonaci. Ciao, tesoro. È stato meraviglioso. Mi dispiace se ogni tanto dovrei mordermi la lingua. Ti voglio tantissimo bene. Ci vediamo sul gruppo subito. E giuro che faccio il riassunto o stanotte o domani, lo prometto. Ok. Ciao tesoro, grazie, è stato bellissimo come sempre. Ciao.